Una volta che è stato completato la critica testuale, l'analisi filologica, l'analisi delle autenticità e la critica storica, si passa alla critica letteraria. La critica letteraria cerca in genere, cerca molte più cose, ma queste quattro sono le essenziali: le fonti, il contesto, la stilistica e la struttura. Perché cerca questi elementi? Perché questi elementi sono portatori di senso. L'obiettivo della critica, l'obiettivo del metodo storico critico è cercare di capire al meglio possibile qual è il contenuto, il messaggio del testo, cosa il testo voleva dire, o meglio, cosa l'autore voleva dire attraverso questo testo. Cosa vuol dire critica letteraria delle fonti? Vuol dire vedere se l'autore si è servito di altre composizioni, dove le ha cambiate, perché ha fatto questi cambiamenti, che cosa ha aggiunto, cosa ha tolto. Questo ci fa capire allora l'intenzione dell'autore. Per esempio, Genesi capitolo primo, la creazione del mondo in 6 giorni più 1. Dio ha creato per davvero il mondo in 6 giorni più 1. Diciamo con tranquillità no, perché per intuizione, o voi sapete che la scienza non è intuizione, la scienza è prova. Se noi andiamo a vedere la mitologia mesopotamica, è interessantissimo, perché lì lo schema del 6 più 1 viene adoperato per le cosmologie, per le teofanie, per le teologie, via di questo passo. E allora possiamo dire che il condizionamento dei 6 giorni più 1 è un condizionamento culturale. Non è che Dio crei il mondo in 6 giorni più 1, perché questo schema dei 6 più 1 era qualcosa di condiviso nel mondo mesopotamico per tutto ciò che riguardava la sfera del sacro. L'autore parla a persone che sono condizionate da questo schema, adopera questo schema. Il tema del contesto. Che piaccia o meno, il contesto è portatore di significato. Il Padre Nostro in Matteo si trova dentro al discorso della montagna. Gesù, prendendo dalla spiritualità ebraica i 3 grandi temi, il digiuno, la preghiera e l'elemosina, quando parla della preghiera inserisce il Padre Nostro. Di per sé è Matteo che fa questo lavoro. Però è interessante il discorso. Perché? Perché se noi leggiamo il discorso della montagna e troviamo il Padre Nostro, il contesto del Padre Nostro è il discorso della montagna. Il discorso della montagna è lo schizzo più sintetico per dire chi è il cristiano. Se tu accetti di essere cristiano in questo modo, il Padre Nostro diventa in te una preghiera autentica. Tenete presente che Matteo parla degli ebrei convertiti al cristianesimo. Per l'ebreo la morale è parte integrante della fede, non sono due cose distinte.
E quindi per Matteo il discorso è questo: se tu per fede accetti questa tua identità, puoi pregare così. Luca invece ha il discorso della montagna, ma non ha il Padre Nostro. Padre Nostro lo trovate addirittura 4 capitoli dopo, isolato. Questa è una cosa strana. Gesù non ha detto due volte, per la prima volta, il Padre Nostro. In Luca trovate un Gesù che prega e che fa da modello. Discepoli che dicono, insegna anche a noi a pregare, come Giovanni ha insegnato i suoi. E Gesù dice, allora pregate così e insegna il Padre Nostro. Il contesto lucano è diverso dal contesto di Matteo. Perché? Perché nel mondo greco, e Luca scrive per i greci convertiti al cristianesimo, la morale non è legata alla fede. La morale è legata alla filosofia. Per cui tutti quanti noi crediamo in Giove, Minerva, Giunone, che ne so, però c'è chi ha la fede di tipo epicureo, chi storico, chi cinico e via di questo passo. La morale dipende dunque dalla scelta filosofica di ognuno, ma non dalla fede. Tutti abbiamo la stessa fede, poi ognuno ha le sue preferenze filosofiche, di conseguenza ognuno ha la sua morale. Nel mondo ebraico invece no, se tu credi, la fede lega a se stessa la morale e quindi unica fede, unica morale. Noi crediamo in Dio, in Gesù Cristo, bene, abbiamo tutti la stessa morale. Luca dunque ha a che fare con un concetto culturale diverso e non può fare lo stesso discorso che fa Matteo. E quindi lui cosa fa? Dice, nella tua vita tu accetti Gesù Cristo il suo pensiero? Filosofia. Sì, allora come lui prega? Gesù prega, insegnaci a pregare, Padre nostro. Chiaro il concetto? Il contesto è importante, perché in questo caso ci dice qual era la mentalità con cui Luca aveva a che fare nel porgere il cristianesimo. E Matteo ci dice qual era la mentalità con cui aveva a che fare nel porgere il cristianesimo. Erano due mentalità diverse. Però se notate, nella diversità della cultura e della mentalità, la proposta porta allo stesso risultato. Questo è un dato estremamente importante per capire. La stilistica. Prendete per cortesia il Salmo 42-43, poi capirete perché vi ho chiesto di prendere due salmi. Di questo salmo provate a leggere il versetto 6. Io adesso non so se la mia traduzione è uguale alla vostra. Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me, dovrebbe essere. Spera in Dio, perché ancora potrò lodarlo, salvezza del mio volto e mio Dio. Questa è una specie di antifona che, guarda caso, si ripete anche al versetto 12. Ci siete? Che vuol dire che questo salmo è fatto da una lunga strofa che va dal versetto 2 al versetto 5, poi c'è questa antifona, questo ritornello, e poi c'è un'altra strofa molto lunga che va dal versetto 7 al versetto 11. E poi c'è la solita antifona o ritornello.
Ma se osservate il salmo successivo, al versetto 5, trovate la stessa antifona, il che vuol dire che in origine questo era un salmo unico. Ci siete? Dunque, se io voglio capire questi due testi, li devo leggere come unico testo. Poi spiegherò perché i rabbini lo hanno diviso. Ma questa spia stilistica mi dice che i due salmi sono un salmo solo. Due strofe oggi costituiscono un salmo, la terza strofa oggi costituisce un altro salmo. Ma in origine erano un salmo solo di tre strofe uguali. Ci siete? Ma questo lo posso dedurre dall'analisi dello stile. In questo caso, la ripetitività del ritornello. Tenete presente che di stile, ambito stilistico, avete tante cose. I più vecchi che frequentano queste conversazioni sanno che c'è il parallelismo, c'è l'inclusione, c'è l'endiadi e via di questo passo. Bene, la struttura, prendete Luca capitolo 3 versetti 10-14. Luca è scritto versetto 3, 10, 14. Applicate un po' di stilistica. Leggetelo prima. Leggetelo per conto vostro, non nella traduzione. Puoi mettere una luce chiara, quella vuol dire. Senza la sottotitoli. Eccola là. Provate ad osservare. Che cosa dobbiamo fare? Lasciate perdere il contenuto. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Domanda. Il testo che va dal versetto 10 al versetto 14, in quanti parti è suddiviso? Due parti. Tre parti. E questa tripartizione nasce dall'osservazione stilistica della ripetizione di una stessa identica frase. Che cosa dobbiamo fare? 1 al versetto 10. Che cosa dobbiamo fare? 2 al versetto 12. Che cosa dobbiamo fare? Al versetto 14. La domanda, notate che è la stessa, scandisce il testo in tre momenti. Dunque, questo testo è strutturato in tre pensieri concatenati ma diversi. E ciò è dovuto a un fatto stilistico, la ripetizione della domanda. Allora adesso potete incominciare a lavorare sul testo. E potete chiedervi, chi fa la prima domanda? La folla. Chi fa la seconda domanda? I pubblicani. E chi fa la terza domanda? I soldati. Allora la domanda che adesso scaturisce spontanea è questa. La folla, pubblicani e soldati, cosa hanno in comune? Perché non ci sono gli altri? Non ci sono i sacerdoti, non ci sono gli scribi, erano i biblisti di allora. Perché questi tre sono le tre classi sociali ripudiate dai rabbini. La folla perché è ignorante, pubblicani perché venduti al nemico, quindi peccatori, e i soldati perché impuri.
Quando tu ferisci o uccidi uno, cosa fai? Chiaro il concetto? E quindi sono le tre classi sociali reiette, non degne di salvezza. E qual è il messaggio di Giovanni? Tutti hanno diritto alla salvezza, purché ci sia la condivisione, purché ci sia l'onestà, purché ci sia la non violenza. Sembra una contraddizione. Eppure Giovanni, senza mezzi termini, dice ai soldati: non fate violenza a nessuno. Luca. Sì, ma qui è Giovanni Battista. Allora la domanda è, provate a interrogarvi, questo che viene proposto qui, e guardate che è proposto poco prima del io vi battezzo con acqua. Dunque, queste domande sono il contesto precedente del battesimo. Sì o sì? Nella Chiesa nascente cosa c'era prima del battesimo? Catecumenato. E queste domande sono la sintesi del catecumenato della Chiesa nascente di Luca. Sono preparazione. Come Giovanni Battista è preparazione a Gesù, giustamente Luca dice: mettiamo in bocca a Giovanni Battista queste domande, che sono preparazione al battesimo. Vi è chiaro? Sì? Dopo averlo sentito, sì. Abbiamo visto dunque la struttura. Vi dicevo che non so se oggi riusciremo a fare tutto, però mi interessa che quello che riusciamo a fare sia capito. Il genere letterario sarebbe il sesto punto. È molto importante il genere letterario, perché altrimenti si rischiano di dire stupidaggini. Il genere letterario è fatto da tre cose: la forma, il contenuto, la funzionalità. Molto spesso si riesce a ricomporre la situazione storica in cui un testo è stato pronunciato quando si studia bene il genere letterario. Prendete il Salmo 118,